Eccoci qui di nuovo in viaggio, questa volta in giro per l'Italia, alla scoperta dell'unica regione che non abbiamo ancora mai visto, che è la Valle d'Aosta. Parteciperemo ad un workshop fotografico nel parco più antico d'Italia, che è il Gran Paradiso. Questo workshop viene organizzato da un naturalista, fotografo italiano e divulgatore scientifico che è Marco Colombo, e andremo alla ricerca di animali quali lo stambecco oppure il camoscio, e speriamo anche di riuscire a vedere tanti altri animali, in modo da portare a casa qualche bella fotografia e magari anche qualche bel video da condividere. Di fronte a noi ci sono le montagne, che dovrebbero essere le montagne del Gran Paradiso, la nostra destinazione finale, e purtroppo oggi al 2 febbraio sembra che di neve ce ne sia poca. Questo non è bello. Da oggi sono membro dell'AFNI, che è l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, e per questo motivo ho deciso di impiegare e dedicare molto più tempo alla fotografia, e soprattutto alla fotografia naturalistica e wildlife, e anche al birdwatching, perché è una passione che ho scoperto di avere solo recentemente e che vorrei continuare a coltivare sempre di più. Abbiamo anche firmato una liberatoria proprio per rispettare l'ambiente in cui che visiteremo e che scopriremo, e soprattutto per salvaguardare le specie animali che sono presenti nel Gran Paradiso, e quindi non potremo ovviamente fornirvi indicazioni specifiche sui posti georeferenziati o geolocalizzati che visiteremo, però l'importante è sapere che comunque sì, andremo alla scoperta del Gran Paradiso, delle sue bellezze non soltanto paesaggistiche ma anche naturali ed animali. Siamo arrivati finalmente, anzi adesso stiamo andando a trovarci col gruppo per partire, per uscire. Siamo in Val Savarenche, alla fine non sappiamo se staremo in Val Savarenche o andremo in un'altra valle, lo scopriremo a breve. E qua però è già molto bello, onestamente. Hanno una capacità polmonare molto elevata e questo permette loro di respirare bene con tanto ossigeno anche se siamo in quota, e fare delle attività dinamiche che noi non riusciremo a fare se non con la bombola dell'ossigeno. Sì, abbiamo visto che sta sciogliendo fino a 4 metri di profondità, che è tantissimo. La montagna inizia a venire giù. 4 metri di profondità. Ma quello che abbiamo in questo istante è impressionante. Senti che temperatura. Ok, abbiamo appena passato i giorni della merla. La faccia. Cioè, è veramente caldo, è veramente troppo caldo. Thank you.
Quando sono sopra sono tranquilli, però se hai l'arco, le frecce e la lancia li prendi lo stesso. E quindi sono 150 kg di carne per l'inverno, che non fa male. Gli inverni di grosse nevicate si è visto negli studi qua nel parco, i picchi di mortalità, perché sono grossi. Il Boston Deck lo troviamo in Pakistan, sui Pirenei, sui Kilimanjaro, altre specie, altre sottospecie, scusate, ma è arrivato qua da noi durante un periodo caldo secco della terra. Siamo appena rientrati dal workshop fotografico che si è svolto al Parco del Gran Paradiso. Prima di dirvi cosa abbiamo visto, vi faccio vedere l'attrezzatura che abbiamo utilizzato per questa giornata. Sicuramente un binocolo assolutamente obbligatorio per riuscire a vedere gli animali in lontananza. E dopodiché, come fotocamere, mi sono portata due camere, quindi la prima una mirrorless della Panasonic, una Lumix GX9 con montato una lente grandangolare, un 9 mm, sempre della Lumix Leica, e per darmi la possibilità di riuscire a fare delle fotografie grandangolari dei paesaggi. La seconda camera invece è sempre una mirrorless della Panasonic, una Lumix G9 II, con però montato un teleobiettivo della Leica, un 100-400, in modo da riuscire a fotografare tutti gli animali anche in lontananza. Prima esperienza valdostana è andata benissimo, il parco del Gran Paradiso è veramente splendido, con delle cose incredibili, avevamo gli stambecchi che quasi li potevamo toccare, e abbiamo visto un sacco di camosci. Anche un gipeto, solo uno, ma sono comunque molto rari ancora purtroppo, ed era lontanissimo, però è stata un'esperienza comunque unica, veramente bellissima. Non è stato neanche troppo faticoso, perché comunque ci siamo fermati spesso per fare foto, per vedere animali, per avere spiegazioni sull'ecologia e su tutto quanto. Abbiamo visto molto bene anche il Gran Paradiso, che è l'unico 4000 tutto italiano, da abbastanza vicino l'abbiamo visto, si vedeva bene il ghiacciaio, o almeno quello che rimane del ghiacciaio, perché c'è rimasto veramente pochissimo, e infatti non c'è neve, praticamente zero.